Grazie a tutte e tutti e grazie anche agli organizzatori per avermi invitato oggi. Accordi commerciali, partiamo dall'analisi di queste due parole. Beh, accordi, come potete immaginare, stiamo parlando di accordi tra stati e in questo caso di accordi tra stati o organizzazioni regionali e l'Unione Europea, che appunto ha oggi 27 stati membri. Quindi accordi di diritto internazionale, dei trattati che vanno quindi rispettati secondo le regole del diritto internazionale e ovviamente del diritto comunitario. Commerciali non definiamo il commercio perché, come dire, sapete benissimo a che cosa facciamo riferimento quando parliamo di commercio, di beni, di servizi. Partiamo, molti di voi avranno visto David Ricardo in filosofia, negli studi di filosofia, questo pensatore di fine Settecento, inizio Ottocento, che è alla base di tutti i discorsi che vengono fatti sul libero commercio. Gli accordi commerciali sono accordi che liberalizzano il commercio, rendono più semplice che le frontiere vengano attraversate dai beni, dai servizi e, come sapete, tutti noi sappiamo, quando andiamo a fare acquisti, che molte cose che acquistiamo sono state prodotte altrove, per esempio Made in China, che ovviamente è presente nelle nostre vite da molti anni e che quindi viene importato in Italia dalla Cina. Questo perché? Perché secondo gli economisti, a partire appunto da David Ricardo, con la legge del vantaggio comparato, che non starò qui, diciamo, a illustrarvi tecnicamente, ma che in soldoni dice sostanzialmente che ciascuno deve specializzarsi nelle cose che sa far meglio, che è meno costoso produrre per una serie di ragioni e per il resto commerciare con il resto del mondo. E Ricardo fa l'esempio classico, passato ovviamente alla storia, del Portogallo e del Regno Unito. Il Portogallo produce il vino Porto, perché ovviamente ci sono vigneti che crescono ovviamente in maniera felice in Portogallo, grazie al clima, e il Regno Unito invece a Manchester, nei filatoi di Manchester, produce maglioni, grazie al lana delle pecore scozzesi, grazie al cotone che arriva dall'India e grazie soprattutto alla rivoluzione industriale. Ora Riccardo dice: non ha senso per il Regno Unito produrre vino, produrre il porto. Immaginate che cosa significa far crescere le vigne nelle Midlands o in Scozia. E invece non ha senso per il Portogallo, che ovviamente era ancora allora un paese agricolo, mettere in piedi i filatoi e cercare di competere con l'Inghilterra per fabbricare maglioni, produrre maglioni. Quindi il Portogallo deve specializzarsi nel vino, il Regno Unito nei maglioni e poi devono tra loro commerciare. E i portoghesi indosseranno maglioni scozzesi e gli inglesi berranno vino portoghese e tutti saremo contenti. Quindi in aggregato, nel complesso, il mondo starà meglio perché tutti riusciremo ad avere accesso ai beni e ai servizi che vengono prodotti in maniera meno costosa. Quindi globalmente l'efficienza del sistema economico sarà ovviamente perfetta. Questo è alla radice della politica commerciale comune dell'Unione Europea. Come sapete, a partire soprattutto dalla Seconda Guerra Mondiale, il mondo del commercio internazionale si basa sull'ottica liberale dell'apertura delle frontiere. Oggi la politica commerciale comune è di competenza esclusiva della Commissione Europea, quindi non esiste una politica commerciale estera italiana, o francese, o portoghese, o maltese. Esiste una politica commerciale comune che è in mano alla Commissione Europea, che la gestisce per tutta l'Unione Europea. È inclusa nell'azione esterna dell'Unione, quindi fa parte della politica estera dell'Unione Europea e ne deve rispettare i principi e obiettivi generali.
all'interno della organizzazione, del contesto, dei principi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che dal 95 governa l'ordine multilaterale commerciale globale. Quindi, su questa linea, in quest'ottica, vedete qui due articoli, uno dal Trattato sull'Unione Europea e l'altro sul Trattato sul finanziamento dell'Unione Europea, in cui sostanzialmente si dice: obiettivo dell'Unione è incoraggiare gli scambi economici, commerciali, globali attraverso l'abolizione delle restrizioni e in particolare attraverso la riduzione dei dazi, delle barriere doganali e anche poi di altro tipo. Che cos'è un dazio? Un dazio è una tassa che viene applicata ad un bene quando il bene attraversa la frontiera. Da che mondo è mondo, gli stati cercano di controllare il passaggio dei beni e dei servizi alle frontiere attraverso l'imposizione di un dazio, di una tassa, che sostanzialmente è espressione della sovranità dello Stato e che contribuisce a riempire le casse pubbliche dello Stato stesso, perché appunto è un'imposta, ovviamente il contributo all'erario. Vi faccio vedere soltanto questo dal sito del Consiglio dell'Unione Europea per farvi vedere come ovviamente la procedura è molto complessa, perché gli Stati non è che non abbiano nulla da dire quando si tratta di far valere gli interessi dell'Unione Europea. È vero che la Commissione Europea gestisce i negoziati, però la Commissione Europea deve essere autorizzata attraverso un mandato che arriva dal Consiglio, dove, come sapete, vengono rappresentati gli Stati, mentre la Commissione rappresenta gli interessi dell'Unione come quasi esecutivo comunitario. Quindi, quando la Commissione Europea inizia i negoziati, inizia un processo molto complicato che riguarda ovviamente il Consiglio stesso, il Parlamento Europeo, gli Stati membri. Significa che il governo italiano, il governo greco, il governo lettone, quando la Commissione Europea sta negoziando, vanno a Bruxelles a parlare con la Commissione, a cercare di fare inserire nel mandato e negoziati degli interessi particolari degli Stati. Quindi è in quel momento che lo Stato membro può dire la sua, ma non nel momento in cui la Commissione Europea alla fine fa un accordo sul testo con il Giappone, con la Corea, con Singapore, per esempio, per tanto per citare gli ultimi trattati siglati dall'Unione Europea. Ovviamente anche qui la proposta formale di adozione passa di nuovo attraverso il Consiglio e anche attraverso il Parlamento Europeo. Quindi, come vedete, è questo il momento democratico in cui il Parlamento Europeo dice sì o no agli accordi commerciali. Per di più, se si tratta di un accordo misto, per esempio contiene delle sanzioni penali, le sanzioni penali, essendo competenza dei singoli Stati, deve essere ratificato anche dagli Stati membri. Pensate, quindi ratifica, approvazione del Consiglio, ratifica del Parlamento Europeo e anche ratifica degli Stati membri. E alla fine, dopo questo processo che prende ovviamente anni, si giunge a un'adozione formale per tutti gli Stati dell'Unione dell'accordo commerciale. Accordi che sono di questo tipo, sono accordi di libero scambio basati su un'apertura reciproca dei mercati. Io permetto che le automobili coreane entrino in Europa e ovviamente la Corea accetta che il vino europeo venga venduto con dazi molto bassi o addirittura senza dazi in Corea. Ci sono accordi di associazione che sono addirittura accordi che hanno un elemento politico molto forte, perché c'è un meccanismo rafforzato di cooperazione, di dialogo politico, e ci sono anche degli accordi di partenariato e cooperazione, soprattutto con i partner commerciali che sono ex colonie, i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, soprattutto colonie inglesi e francesi, e che sostanzialmente
danno una, vorrebbero dare una attenzione maggiore ai temi dello sviluppo, quindi non sono reciproci perché dovrebbero consentire ai paesi appunto più poveri di queste aree del mondo di commerciare con degli meccanismi di favore con l'Unione Europea senza aprire il mercato in maniera reciproca al 100%. Questi, come vedete, sono gli accordi siglati su tutti i fronti con l'Unione Europea, che negli anni 90 ha iniziato praticamente a negoziare con quasi tutto il mondo. Avete il primo blocco, che sono gli FTA, quindi Free Trade Agreements, gli accordi di libero scambio, uno i recenti appunto che sono stati citati prima, con il Giappone, scusate, con il Corea e con il Canada, con gli Stati Uniti è congelato dopo la presidenza Trump, c'era un negoziato in corso che ovviamente adesso è sostanzialmente congelato. Poi vedete in Blue Act gli EPA, gli Economic Partnership Agreement, e vedete un'eccezione al fatto che siano soltanto dei paesi ACP, abbiamo il Giappone, quindi perché l'accordo col Giappone è stato molto importante, è entrato in vigore il 1 febbraio 2019, che sostanzialmente lancia un messaggio molto importante agli Stati Uniti, che come sappiamo con la presidenza Trump si sono richiusi in se stessi verso il protezionismo. In questi accordi, pensate anche all'accordo di associazione con il Cile, che non fa parte dell'Europa, o l'accordo con il Centro America, sono accordi politicamente molto molto stringenti con i quali l'Unione Europea stringe delle partnership che sono importanti anche dal punto di vista della proiezione europea delle regole europee di tutela dei lavoratori, di rispetto delle regole democratiche, di tutela degli standard ambientali. Qui concludo. Vedete un classico esempio di come la Commissione europea pubblicizza gli accordi commerciali in maniera molto molto semplice. Vedete i dazi sull'agroalimentare, come erano elevati, pensate il 40% sul manzo e il 30% sul cioccolato, quindi dazi che vengono ridotti, quindi aiutano le esportazioni europee. Dall'altra parte anche sulle regole, le regole vengono migliorate, le regole burocratiche vengono ridotte, e vedete i temi dell'Unione Europea, la crescita verde, legal standards for workers, quindi una protezione molto forte per i lavoratori, e l'apertura chiaramente del mercato giapponese alle aziende europee per creare nuovi standard. Ovviamente gli accordi commerciali suscitano sempre più reazione da parte dell'opinione pubblica, perché oggi sono accordi commerciali che non riguardano più soltanto i dazi, soltanto quindi queste tasse che vengono applicate alle frontiere, ma sono considerati deep and comprehensive, riguardano sempre più aspetti come la tutela dei lavoratori, gli standard ambientali, le politiche di concorrenza, la possibilità per i governi di citare in giudizio gli stati, che sempre di più colpiscono la sovranità interna degli stati. Quindi il futuro, il grosso punto di domanda, è se andremo avanti sempre in questa direzione o se torneremo a un accordi commerciali che pur invece di essere free trade agreement siano fair trade agreement, quindi quello che per esempio dice Trump, d'accordo il libero commercio, ma il commercio deve essere fair, deve creare il meno possibile dei perdenti, come invece ci sono stati negli ultimi anni. Grazie.